Noi abbiamo tre priorità: che nessuno a Terni debba più ammalarsi per il solo fatto di vivere in questa città, che ogni euro speso dall'amministrazione sia finalizzato alla creazione di posti di lavoro e che ogni problema e ogni criticità che riguarda la dignità delle persone trovi risposta nel comune. Queste sono le nostre tre priorità: salute, lavoro e giustizia sociale. Siamo a un passo dal futuro, finalmente potremo porre in essere quelle azioni di governo che i cittadini ternani stanno aspettando da oltre 20 anni. Siamo pronti a governare questa città, io da candidato sindaco, con una lista di persone competenti e determinate e con una squadra di governo che presenteremo prima del voto. Lei ha parlato pure di ricontrattualizzazione della spesa, comune e commissariato, la domanda è come farete ad attuare il programma? Allora, il discorso è questo: noi non possiamo prescindere da una collaborazione e da un rapporto stretto con l'organo straordinario di liquidazione, i famosi tre commissari. Quindi oggi più che mai c'è bisogno di politica che sappia difendere e portare avanti le istanze e gli interessi della città senza cedere a tagli lineari e a azioni che potrebbero essere traumatiche volte al risanamento dell'ente. In quest'ottica ha parlato pure di turismo, di cultura e soprattutto del rilancio dell'università e della cascata anche. Per noi la cultura e il turismo saranno degli asset strategici, quindi lo vedrete nei prossimi giorni quando presenteremo il programma. Intendiamo porre in essere delle azioni puntuali per poter riuscire a trasformare questi settori come strategici. Per quanto riguarda l'università, così come ho detto, noi la riteniamo fondamentale per lo sviluppo del nostro programma per lo sviluppo economico e vogliamo che a Terni si insedino le facoltà di chimica e di ingegneria informatica. Lo faremo con Perugia se sarà possibile, lo faremo con altri se sarà necessario attraverso lo strumento della Federazione di ATM. Ha parlato anche di riequilibrare un po' le due province, ecco, che cosa farete a riguardo? Ma è fondamentale per noi anche nell'ambito della possibilità fattiva di realizzare il programma quello di un riequilibrio territoriale che non è solo nell'ambito provinciale ma è anche nell'ambito comunale, un riequilibrio territoriale nei confronti di una regione che troppo spesso è stata disattenta e è stata ha fatto di Terni una colonia. In questo caso noi abbiamo presentato un elenco puntuale, un messaggio chiaro a Cadio Sciamarini per poter riequilibrare il nostro territorio. Sull'asta e mondo della cooperazione qual è il suo punto di vista? Sull'asta noi riteniamo l'acciaio strategico non solo per questa città ma anche per questo paese. Ovviamente abbiamo una filiera politica che parte dal comune e arriva fino in Europa con cui intendiamo portare avanti queste istanze e siamo pienamente consapevoli che però servono delle riforme strutturali nell'ambito anche della sostenibilità che sono imprescindibili per poter immaginare il futuro dell'acciaio nel nostro territorio ancora per il prossimo secolo. Per quanto riguarda la cooperazione, noi la riteniamo una risorsa imprescindibile del nostro territorio. Quello che è stata la dialettica degli scorsi anni, che forse qualcuno ha preso come un fraintendimento, è chiaramente stata la nostra lotta durissima nei confronti del sistema Terni e che continueremo anche a portare avanti, ma che sicuramente non c'entra nulla con quello che è la realtà del cooperativismo come una risorsa imprescindibile del nostro territorio.